Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo dell'energia elettrica. Ogni anno in Italia 400 persone o sul lavoro o a casa muoiono per contatto con l'energia elettrica. Nei cantieri edili c'è un'elevata percentuale di infortuni per contatti elettrici con la betoniera, con gli utensili portatili come il martello pneumatico o il trapano elettrico e per contatti fortuiti con le linee dell'alta tensione. Poi anche in casa ci sono molti incidenti, soprattutto nel bagno, per l'uso del phon e delle stufette elettriche. Parliamone con alcuni esperti. Il rischio elettrico nei cantieri è sempre in agguato. È recente il caso di un lavoratore che è rimasto fulminato sul cantiere perché ha messo il piede su un cavo elettrico scoperto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che con l'energia elettrica, con la corrente, bisogna stare molto molto attenti, perché che cosa registriamo? Registriamo che gli incidenti a riguardo sono pochi, ma sono tutti mortali. L'energia elettrica non lascia scampo, non perdona. In cantiere, i contatti pericolosi più frequenti avvengono con macchine quali le betoniere, quando si opera con prese a spina e manipolando cavi elettrici. Alla base della sicurezza vi è l'impianto di messa a terra, che deve essere coordinato con gli interruttori automatici installati a protezione dell'impianto elettrico. La messa a terra si realizza con una rete di dispersori collegati tra loro mediante conduttori adeguatamente dimensionati. Se dotati di isolamento, i conduttori di terra devono essere di colore giallo-verde e devono essere protetti dalle sollecitazioni meccaniche per evitarne la rottura. All'impianto di terra devono essere collegate le parti metalliche delle macchine e gli apparecchi elettrici in genere che possono trovarsi in tensione in caso di guasto. È indispensabile installare subito dopo il contatore un primo interruttore differenziale. Da questo, tramite apposita linea elettrica, si alimentano i quadri di cantiere dove sono ubicati prese e dispositivi di comando. I quadri di cantiere devono essere del tipo ASC, realizzati secondo le norme CEI e certificati dal costruttore. Le prese a spina sono protette elettricamente mediante interruttori differenziali ad alta sensibilità, che offrono anche una protezione aggiuntiva contro eventuali contatti diretti con parti in tensione. I cavi vanno scelti in modo idoneo rispetto alla posa. Quando la guaina è danneggiata, deve essere immediatamente sostituito il cavo. Non sono ammesse le riparazioni. Le prolunghe o i cavi di apparecchi portatili, quali trapani o molatrici, devono essere adatti all'uso. Prima di tutto, la prima cosa che si fa è assicurarsi che sul quadro ASC ci sia il differenziale e il pulsante di arresto, se in caso succede qualcosa. Poi assicurarsi che la prolunga che viene utilizzata sia per posa mobile e un cavo adeguato con spine e prese per il tipo di lavoro che sta svolgendo. Se è una parte umida, usare una spina IP67 perché è un grado di protezione maggiore.
non aggiungere i cavi con del nastro, usare delle cautele, perché secondo me la parte elettrica è la cosa più rischiosa che possa esistere, perché quando ti accorgi è troppo tardi. Qui abbiamo un esempio di impianto di terra di cantiere. Allora, come possiamo realizzarlo? Beh, questo è un esempio. In questo esempio vediamo che qui c'è il quadro di consegna dell'Enel con un quadro generale, e per quanto riguarda l'impianto di terra vediamo che è stato posizionato un picchetto in prossimità del quadro elettrico, il conduttore giallo-verde, un picchetto in prossimità di questa sega circolare giallo-verde a 16 mm quadrati, un picchetto in prossimità della gru e uno della centrale di betonaggio, e poi è stata lasciata libera e predisposta una corda di rame nuda per eventuali collegamenti ai plinti, quindi alle fondazioni. Sì, è bellissimo, ma questo quadro elettrico non mi convince proprio. Le prese a spina devono essere solo di tipo industriale, per tensione di 380 volt di colore rosso, 220 volt di colore blu, 24 volt di colore viola. Il grado di protezione delle prese, come per tutti gli altri componenti, deve essere minimo di IP43 e deve aumentare fino a IP55 se utilizzati in aree soggette a polvere o spruzzi d'acqua. Gli apparecchi portatili, come trapani e lampade, devono essere del tipo a doppio isolamento. Questi apparecchi sono dotati di un isolamento supplementare e non devono essere collegati all'impianto di messa a terra. Sono riconoscibili tramite l'apposito simbolo con due quadrati concentrici. Visto l'impiego particolarmente gravoso a cui è soggetto l'impianto elettrico di cantiere, è indispensabile un continuo controllo sia dell'impianto stesso sia delle apparecchiature utilizzate. È anche bene ricordare che la necessaria manutenzione non può essere improvvisata, ma deve essere eseguita da un tecnico abilitato. Ricordati di toccare sempre con mani asciutte tali componenti dell'impianto elettrico, di allacciarli ai quadri elettrici che ti vengono indicati e di utilizzarli con cautela. Ad esempio, non tirare mai dal cavo una spina che vuoi scollegare dal quadro. Nel caso un tuo compagno rimanga folgorato dall'elettricità, non toccarlo a mani nude, usa il manico di una pala o una tavola di legno e isolati da terra mettendo del legno asciutto o della plastica sotto i piedi. Un consiglio rispetto al rischio elettrico: spesso in cantiere abbiamo dei lavoratori che autonomamente decidono di fare delle riparazioni su dei cavi tipo questo. Questa è una, ad esempio, dove è stata assemblata artigianalmente una presa civile con una spina di tipo industriale, oppure abbiamo ad esempio chi ripara con nastri isolanti una lesione che c'è sulla guaina del cavo. Queste sono cose assolutamente da evitare, perché non abbiamo la garanzia di tenuta, ad esempio rispetto all'acqua. In un quando parliamo di cantiere dobbiamo tenere presente che il rischio che il cavo entri in contatto con dell'acqua l'abbiamo sempre. Quindi non abbiamo la garanzia di tenuta, quindi rischiamo effettivamente di fare dei grandi danni. Quando si pensa a ciò che protegge l'elmetto, urto e caduto, spesso si dimentica che urto e caduta può essere anche urtare un cavo elettrico. In questa foto vediamo una fusione dell'elmetto e della plastica data dal contatto con la corrente elettrica. L'elmetto può normalmente fermare fino alla 440 volt. E notiamo questo dato vedendo da questa foto l'effetto. Dalla foto successiva possiamo notare dove questo dato è riportato: nell'elmetto stesso, stampato in questo caso sulla visiera, oppure nelle istruzioni che sono allegate al DP stesso. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata che ha approfondito il tema della sicurezza lavorando con l'energia elettrica. Arrivederci a tutti.